Se il titolo consecutivo lo sogni già per sabato, visto che ne hai fatti due in pochi giorni, uno dei due l'hai fatto già al Pescara. È un sogno che hai per sabato? Sì, sogno tutte le domeniche, però ovvio, se arriva sarei contentissimo, però prima penso a fare una buona prestazione e spero che la faccia anche la squadra, quindi dopo arriva il pensiero del gol. Sappiamo che loro sono in un momento come abbiamo passato anche noi, ma noi abbiamo ancora la rabbia di quello che abbiamo passato a Montevarchi, di quel ritorno in Pullman dopo quella partita allucinante, e quindi non c'è passata la rabbia dopo due vittorie. È una cosa che ci deve rimanere dentro e ci deve continuare a dare la forza di affrontare tutte le partite come abbiamo affrontato le ultime due. Assolutamente, penso che l'aspetto psicologico sia, anzi, forse è più importante che l'aspetto tecnico-tattico. Perché noi dobbiamo essere consapevoli che loro inizieranno forte la partita, ci metteranno pressione, perché appunto dopo questi risultati saranno arrabbiati. Noi sicuramente dobbiamo essere forti mentalmente, reggere i colpi e poi provare con le nostre qualità a ribattere.